Gli avversari dovranno tenerli d'occhio, è ottimo il loro curriculum con la vittoria esterna nell'ultimo match. Possono ottenere un altro risultato positivo, magari non una vittoria come il 2-1 nell'ultima sfida, penso che finirà con un pareggio. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Ci riprova. Colpito il pallone dal difensore. La spazza via. Ecco il tiro. Il portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. La squadra avversaria riconquista il pallone. Cerca il sostegno dei compagni. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Spazio per il cross. Facile la parata su questo colpo di testa. Conclusione troppo debole per creare problemi al portiere. Troppo facile. Ecco il tiro. Ha avuto coraggio qui l'attaccante. Se avesse centrato anche la porta, adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Akpakpro, palla nuovamente in possesso. Puccino. Passaggio impreciso. Ha preso nettamente le gambe dell'avversario. L'arbitro sceglie subito il provvedimento disciplinare. E c'è l'ammonizione per lui che potrebbe condizionare l'attacco della squadra. Ah, non c'è dubbio. Troppo peso in attacco questo giocatore. Tocco impreciso, pallone recuperato. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Yallow. Ha spazio per andare. Si fa spazio. Rosina. Attenzione al movimento dei compagni. La traiettoria verso il centro. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Occhio alla ripartenza. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo l'atteggiamento della squadra avversaria. Vantaggio direi più che meritato. Ha fatto davvero un gran gol centrando l'incrocio dei pali sulla destra con un'ottima conclusione dall'interno dell'area. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Akpakpro, Mantovani. Attenta qui la difesa, palla allontanata. C'è il recupero del pallone. Guadagna metri verso l'area. È riuscito facilmente a superare il marcatore. E questo non è un buon lavoro difensivo. Palla larga. Puntuale qui il difensore nel recupero. Si ripartirà con una rimessa laterale. Palla schizza via dopo il contrasto. Rosina. Possibilità per la ripartenza.
Diallo. Buona l'intuizione qui. Buono il tocco dentro. E c'è la conclusione. Attenzione, pericolo! Attenzione al tiro! Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Akpakpro. Mantovani. Diallo. Di Gennaro. Pallone recuperato senza problemi qui. Palla in verticale sull'attaccante. Ottima la verticalizzazione. Crossa verso il centro. Salva la propria porta con un grande intervento in tuffo. Recupera il pallone con un intervento facile. Può servire un compagno. La mette in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. E sarà calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Rosina. Palla nuovamente in possesso. Akpakpro. Diallo. Si aprono spazi invitanti. Hanno spezzato bene la trama qui. Palla vagante adesso. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. Passaggio impreciso. E c'è il tiro. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Si giocherà ancora per 2 minuti. Occhio alla botta. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Passaggio intercettato. E dopo la fine della prima frazione, dunque 2-0. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Prova, grande intervento del portiere. Sarà corner a disposizione. Occhio al tiro della bandierina. Pallone in profondità. Cross in mezzo. La risposta del portiere sul colpo di testa. Si avvicina all'area. Prova a far partire il tiro. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Di Gennaro. È stato fermato dal difensore. Assuma dunque l'azione d'attacco. Di Gennaro. Cercano col tiki-taka il momento giusto.
Rosina. Fischia l'arbitro, punizione. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Spazzano senza problemi. Può accorciare le distanze. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Di Gennaro. Intervento a spazio, prova. Si immola il difensore. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. I tifosi avvertono il momento positivo e aumentano. Iallo! Ha sciupato tutto da pochi passi, potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Assolutamente, gli errori ci sono. Attenzione, occasione! Ed è rete! Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Palla interessante nello spazio. Buono il tocco dentro. Prova la botta. Si porta la più 2 con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Era più facile segnare che sbagliare da lì. Eh sì, l'avresti fatto facilmente anche tu, Pier. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Akpa Akpro. Yellow. Gran palla in mezzo. Brutto cross, c'è il recupero. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Rosina. Di Gennaro. Buona l'intuizione qui. Ha l'occasione per restare in partita. Ed entra in rete. Gol! Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza. Grandi responsabilità su questo gol. E sono d'accordo, Pier. Si è concesso una gita fuori porta. Un picnic costata cara alla sua squadra. Un'altra buona giocata. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Puscino. C'è il lancio sulla fascia. Un altro ottimo tocco. Buono l'appoggio. Può andare al cross. Ha spazio per andare. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Pallone interessante. Ha l'occasione per riaprire il match. E il pallone entra ed è gol! Hanno completato una fantastica rimonta recuperando i 2 gol di svantaggio. È una partita molto equilibrata. Vediamo adesso cosa accadrà dopo il pareggio. Stiamo vedendo davvero una rete dopo l'altra, uno spettacolo incredibile. Hanno spezzato bene la trama qui. Pallone profondo, pericoloso. Ha spazio per avanzare. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Apre sulla fascia. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. L'istinto del portiere!
La mette in mezzo. Si immola il difensore. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Cerca il sostegno dei compagni. Prova a andare. Corner importante, manca poco. C'è il cambio in arrivo. Corner battuto in mezzo. C'è l'intervento di pugno. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Gara ancora incerta, risultato in parità, tutto può succedere. Azione che può... fuori gioco e dunque si interrompe l'opportunità. Sì, un'occasione sfumata, erano arrivati lì molto bene. Potrebbe crossare. Taglia al centro. Buono l'anticipo del difensore. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Sta per arrivare il momento del cambio. Spazio per il traversone. Il tocco dentro. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Possono costruire qualcosa di buono da questa rimessa laterale. La mette in mezzo con questo pallone. La difesa la meglio e allontana il pallone. Matteo, bordo campo, quanti minuti ci separano dal fischio finale? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Bene Matteo, per ora può bastare, grazie ovviamente, richiamaci se ci saranno novità. Yallow, Minala. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara a caccia del gol vittoria. Cerca il traversone. Ottimo l'intervento del portiere che blinda il pari. Beh, se avessero preso gol in questa circostanza, difficilmente avrebbero avuto il tempo per rimontare. Tocco verticale interessante. Pallone in profondità. Esce e recupera il pallone. Finisce così sul risultato di parità.